tornare con la voglia, l'umiltà e la voglia e la rabbia di tirarti fuori, perché solo così ne puoi uscire, perché mister ti può far provare, riprovare tutte le settimane la tattica, ma se poi non ci metti un po' del tuo, un po' di cattiveria per raggiungere certi obiettivi, non riesci a centrarli, nessuno ti regala niente, quindi. Ognuno di noi che entra in Vicino, campo, non sento io per primo che sono il capitano, anche se sto fuori, prendo le mie responsabilità come giusto che sia. Dobbiamo tornare a cercare di crescere in fretta mentalmente, perché certe partite le devi vincere prima di tutto a livello mentale. E questo non riusciamo a farlo. Abbiamo fatto quattro risultati utili, anche importanti, sei riuscito a tirarti fuori, ma poi hai sempre poi è quel successo calo di qualcosa. tensione mentale che poi ti comporta ad affrontare queste situazioni. Guarda, ripeto, la cattiveria di andare a far male all'avversario, la cattiveria di vincere ogni duello con l'avversario, la cattiveria di andare a vincere la partita, la cattiveria di andare a far gol. Noi in queste tre partite non ce l'abbiamo avuto, le paghi. Quindi ripeto, ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza, prendersi le proprie responsabilità, prendere gli insulti come è giusto che sia, testa bassa, lavorare, perché è l'unica cosa che uno può fare. E poi le chiacchiere e gli alibi le porta nel vento, quindi ognuno di noi si deve prendere la propria responsabilità e cercare di tirarsi fuori nel primo possibile, perché la situazione è difficile, è delicata e la Serie B è un campionato duro. Quindi giovani o non giovani bisogna crescere in fretta,